Ciao bimbe, benvenute. Allora, oggi video misto, vi racconto un po' di robe. Allora, qualche acquistino e qualche simile review, così elenco un po' di argomenti che ho toccato in modo vario durante altre review, durante altri video, eccetera, eccetera. Vi confermo, perché sicuramente avete già trovato in giro queste opinioni su YouTube, il mio amore per lo struccante bifasico ultra delicato della linea Fior di Magnolia che ho comprato all'Eurospin. Eccolo qua. Come potete vedere mi piace, ce l'ho da poco, eh. Questo qua ce l'ho da pochissimo e per chi non sapesse cosa vuol dire bifasico, cosa che ritengo strana, è questo. I liquidi sono due, voi shakerate. Pensa se si apre. Che me l'ha fatto una volta. Voi shakerate e diventa così. Una parte è oleosa e l'altra parte invece è più acquosa. Allora, l'inci di questo prodotto non è proprio una perla, nel senso che non è perfetto, non è tutto verde, però non va male. Mi pare di averlo pagato 1,79 euro e della linea Fior di Magnolia ci sono altri prodotti, c'è il tonico, ci deve essere qualche cremina per il viso e così ne così. Però io avevo preso solo lo struccante. Allora, io non ho mai provato uno struccante più delicato di questo. E io ho degli occhi veramente. Anche lo struccante più delicato di qualsiasi linea venduta dalle grandi distribuzioni mi dà fastidio. Poco tempo fa ne ho comprato uno il più delicato possibile, indicato per portatori di lenti a contatto. Provato, io veramente divento un panda, però rossa, io divento tutta rossa qui, ma proprio fin qua sotto, tipo, No, non posso usare un prodotto che mi dà questa reazione assolutamente. E quindi ho provato questo, fantastico, nel senso che non brucia. Qua c'è scritto detergenti in fresche, va bene per gli occhi e per le labbra. È vero, nel senso che anche dopo lascia una sensazione veramente di morbida proprio per il fatto che una delle due parti è oleosa. Questo prodotto è confezionato per una ditta tedesca, però è confezionato in Italia. Promossissimo, veramente un sacco promosso. Non vi dico che proverò il tonico, eccetera, perché il tonico io non lo compro perché lo faccio io. Vi ho parlato dei matitoni della Cresi nel video sugli 8 prodotti make-up che uso di più e che mi piacciono molto, con cui mi trovo molto bene, e vi ho detto che ne ho diversi. Vi ho fatto vedere questo nel video, che è piccino perché l'ho usato tanto. Questo qua è un colore, se riesco vi faccio vedere i colori, Allora, questo qua è un color rosa baby, molto shimmer. Eccolo qua, vedete come shimmer? Poi ho un altro rosa, questo è un rosa invece più acceso, ve lo metto vicino così vedete. Sì, sempre questo profumo, quello più scuro, sempre molto shimmer. Poi rimaniamo vicino, questo è tipo, non so se è un tipo un lilla, non so, è un colore strano questo, non sono mai riuscita bene a definirlo, è così. Ah, hanno i numeri, hanno i numeri, non li ho mai visti. Questo qui è il 114 che vi faccio vedere ora, cioè il primo in alto, diciamo così. Questo è un tipo un colore bronzato. Scusate, così, forse così vedete un po', eh. Il prossimo ed è, ecco, sembra, qua sembra molto scuro, ma è tipo tra il bronzo e il marroncino. È davvero bello. Poi ho ancora questo, un argento. Poi bianco shimmer. Poi io ne ho altri due. Uno è questo bel lilla dell'Astra. Questo mi piace meno. Il colore non è brutto, ma mi piace meno perché è più secco. È così. È così. E dicevo, per chi non lo sa, Astra è una ditta completamente italiana. Tant'è vero che produce a Todi. Eccolo. Il colore è questo, quello in verticale. Poi ne ho un altro di una marca sconosciuta. E
tipo un grigio molto scuro. Sembra nero qui, non è nero, è tipo un grigio topo. Vedete che differenza? Questo è completamente matte. Vedete che differenza tra quelli della Cresi, che sono quelli che vedete in orizzontale, e quei due lì? Sono 9, sono abbastanza. Vanno benissimo anche come highlighter qui. Poi, volevo anche dirvi, per la gioia di Ale Winky, anche se non ero triste, ho comprato un altro paio di cose della Essence, quindi in realtà questo video, questa parte del video è particolarmente dedicata a te, ma spero che possa essere utile a tutti. Ti mando un bacione e grazie per il commento. Un indurente. Sì, delle linee SOS Nail Savers, ed è questo qui, color rosino. Poi è trasparente in realtà quando lo stendete, però credo 2,49. Va bene, è un indurente. Va bene, fa anche un effetto lievemente lucido, che non vedete. Comunque non va male. Un'altra smaltina della linea One Second per Nail Color and Go. Quando mi vedete sorridere barra ridere dopo un taglio, è perché, cioè quando vedete che il video cambia, è perché probabilmente nella parte precedente che ho tagliato ho detto qualche cavolata e ho creato un succosissimo blooper che ho prontamente cancellato quando ho montato, quindi non pensate che sia impazzita tra un frame e l'altro, semplicemente appunto rido di me stessa, ma nella vita ci vuole autoironia. E questo è il colore ed è un bel fucsia, si chiama Ultimate Pink ed è veramente un fucsia meraviglioso, accesissimo. Ho comprato un mascara nero, l'ho comprato nero perché sì, perché siccome non trovo più un tipo di mascara marrone che mi entusiasmi, ho detto ma ogni tanto mi toccherà usarlo nero. E ho preso questo qui, Lash Mania, ultra volume. Che strano, ho messo così che mi copre gli occhi. Vabbè, comunque ho comprato questo qui che mi ha affascinato, forse voi invece disturberebbe, non lo so, perché ha lo scovolino enorme, grosso, eh? E ha il classico odore di mascara, niente di che, perché ne hanno usati un paio quelli che avevano i tester, che erano insomma aperti, con degli odori stranissimi. Infatti ho detto, ma. E il colore è Hypnotic Black ed è il numero 1 e promette delle ciglia XXL, per cui va. Io l'ho usato, l'ho provato e mi è piaciuto. Non si asciuga subito, quindi avete modo di lavorarlo e io direi che va bene, particolarmente se tipo dopo, volete, dopo che avete fatto una passata, magari volete mettere il mascara con le fibre sintetiche, no? Quello che ha i peli dentro, ecco, che magari volete far attaccare le vostre ciglia, se volete metterci dei glitter, se volete mettere un po' di ombretto in polvere, un po' di pigmento per dare colore alle ciglia, magari no, se non avete un mascara colorato. Questo va bene perché appunto non si asciuga in fretta e va bene per quel tipo di cosa, ma anche se lo usate come un normale mascara, sì, va bene. Niente, mi è piaciuto, sì. Ce n'è 10 ml, è abbastanza grande. È proprio grossa la confezione, vedete? C'è spesso. Ok, io vi ringrazio per aver seguito il video, vi auguro un buon weekend e ci sentiamo presto. Un bacio a tutte, ciao bimbe!